Allora, configurazione 1000 euro, mi iscrivetevi e guardatela. Adesso. Ciao. Ciao ragazzi, bentornati su The Mircast. Oggi abbiamo un altro video con una nuova. Gna gna gna. Un nuovo video su una nuova configurazione. Una configurazione che assomiglia a quella del precedente video e che, diciamo, un po' più da spendaccioni, per Esatto, spendaccioni. diciamo che praticamente la base è la stessa, ma è da 1000 euro, quindi abbiamo fatto qualche miglioria per chi ha un po' più soldi da spendere rispetto a prima. Però comunque rimane una configurazione da 2K. Esatto, quindi diciamo che raddoppiamo la risoluzione. Prima di cominciare volevo fare di nuovo un appunto sui prezzi di questa configurazione, perché noi stiamo girando attualmente il video mercoledì dopo il Cyber Monday, quindi i prezzi sono completamente sballati perché dopo essere scesi pochissimo. Dopo essere scesi pochissimo durante il Cyber Monday, adesso sono aumentati, penso per rifarsi delle perdite, e quindi abbiamo dei componenti che sono saliti di 20, 30, 15 euro l'uno. E quindi diciamo che questi prezzi vanno presi con le pinze, e se aspettate sotto Natale sicuramente scenderanno di nuovo. Esatto, Quindi sì. direi di cominciare con il case, che è lo stesso dell'altra volta. Esatto, il case è un Bitfenix NEOS Tower ATX, che è un buon case, costa 41 euro e non è uno di quei case prepotenti che vedete in giro da Esatto. 100 euro, ovviamente, però comunque è un buon case, ha una finestra laterale sulla quale potete vedere i componenti, o potete benissimo aggiungere i LED, che è una componente aggiuntiva per renderlo più coatto, LED che io trovo molto carini entrando i Sono computer. molto carino. E che ripeto, è un buon case. Se voi ovviamente volete spendere 10, 20, 30 euro in più, trovate dei case che sono magari leggermente differenti a questo, ma che comunque magari possono soddisfare i vostri gusti. Unica cosa, vi consigliamo di controllare le dimensioni dei componenti prima di scegliere un case, perché Esatto. magari rischiate che non E entrano fate la mia dentro. fine, sì. Allora, il secondo componente è la scheda madre. Questa volta sempre un ASRock, perché ci fidiamo di questa marca, ma è un H170, quindi sempre non overclockabile, Pro 4, e stavolta è un ATX. Ha più porte USB e più porte SATA, ma per il resto ci si possono sempre mettere le RAM da 2133 MHz e i processori di sesta generazione. E quindi il prossimo componente è appunto il processore. Il processore che è un i5 6500 Non K. e non K, non overclockabile, da 3,2 GHz col turbo boost a 3,6, che è appunto lo stesso processore che abbiamo messo nella configurazione precedente, ma che comunque rimane un ottimo processore. Esatto, per il gaming è veramente È buono. perfetto. Diciamo che scegliere il 6600K anche qui non aveva senso, a meno che non siete persone che overclockano e sapete overclockare, ma a quel punto avremmo dovuto aggiungere una ventina di euro sul processore e una ventina di euro sulla scheda madre, Sì. quindi sono già 40 euro in più che non avevamo. Il prossimo componente è il dissipatore, perché questa volta non andiamo a usare quello stock, ma visto che abbiamo un budget un po' più alto, usiamo il Cooler Master Hyper 212 Evo, che è un dissipatore molto buono e costa 5 300 euro. euro. Esatto. Che costa 35 euro. Non c'è molto da dire su questo componente, direi di passare al prossimo, Che che sono sono le le RAM Vigence LPX da 8 GB 2133 MHz, delle RAM. RAM Purtroppo, abbiamo scelto anche in questo caso 8 giga. 8 GB con ovviamente due banchi da 4 spartizionato. Purtroppo però non riusciamo a mettere quelle da 16 GB, che si potrebbero benissimo aggiungere, in quanto quelle da 16, non mi sbaglio, costano sui 90, cioè barra 100 Esatto, quelle euro. lì costerebbero Però 80-90 euro, ma queste da 8 al giorno d'oggi costano 61 euro, ragazzi, che è sì, è tantissimo. tanto. A parte il fatto che su Amazon un sacco di prodotti non sono disponibili perché sono finiti, i prezzi sono veramente assurdi, quindi se riuscite a trovare delle RAM da 16 a un prezzo più basso, prendete sicuramente quelle Sì. perché vale molto di più la pena. Poi parliamo dell'SSD, anche in questo caso abbiamo preso un SSD da 120 giga, quindi soltanto per il sistema operativo e qualche programmino, che sta intorno ai 43 euro, è il SanDisk Plus da 120.
Poi abbiamo l'hard disk, che rimaniamo sempre sulla Western Digital, penso che sia uno degli hard disk che circola di più tra i nostri computer, ovviamente edizioni da 1 terabyte, e comunque anche delle ottime prestazioni. Ah, giusto un appunto, se per caso avete già un altro computer un po' vecchiotto, ma in cui già avete un hard disk, magari potete risparmiare i soldi per un hard disk nuovo e prendere qualche componente un po' diverso. Sempre se acquistate l'SSD sul quale ci installate il sistema operativo, avete un hard disk vecchio, va benissimo. Va benissimo, certo. Il prossimo pezzo è la scheda video, che per il 2K direi che è la 1070. Esatto. Da 8 giga, chiaramente. Allora, la 1070, anche questa purtroppo qui in Italia costa davvero tanto, quindi diciamo che ci siamo tenuti bassi sugli altri componenti, perché sta sui 450 euro quella della Gigabyte, quindi un overclock di fabbrica. Con questa potete giocare a tutto, a 1440p in ultra senza problemi, a 60 fps, se non di più. E direi che l'ultimo componente è l'alimentatore, perché è un Corsair CX600. È un alimentatore che va benissimo, perché anche in questo caso l'alimentatore consigliato è da 500 watt. Ne abbiamo preso uno da 600 per stare un po' larghi, insomma. E anche questo è certificato 80 Plus e per questa configurazione va benissimo. E direi che anche per questa configurazione è tutto. It's caught in a bear trap. E diciamolo che forse questa configurazione, proprio questa, l'andremo ad assemblare prima di Natale. Probabilmente prima di Natale, quindi ci faremo un video. Se quindi siete magari interessati a questa configurazione, magari aspettate il video. Vi avvertiremo se non lo faremo eventualmente. Aspettate il video e vedrete come funzionano veramente. Quindi magari per Natale / Capodanno uscirà un video di una nuova build. Esatto. E per questo video è tutto e direi che ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Fateci sapere che budget volete, una sì, se volete altre configurazioni, se comunque vi è piaciuto il video, fatecelo sapere. Se avreste cambiato qualcosa, mi raccomando però, su questo budget, perché non è che dite io ci avrei messo un Cooler Master. Esatto, sempre rimanendo. Allora, noi su questo abbiamo speso precisamente, avremmo 1084 euro. Quindi se magari avete consigli di pezzi migliori rispetto a quelli che abbiamo messo noi, rimanendo in questa fascia di prezzo, ditecelo pure, nessun problema. E questi prezzi ovviamente si riferiscono ad Amazon, quindi è ovvio che se cercate online magari trovate prezzi più bassi per gli stessi componenti, però noi, per rimanere diciamo su sicuro, insomma, che alla fine Amazon dà sempre sicurezza, i prezzi sono ma che poi di solito su Amazon sono anche i prezzi più vantaggiosi, perché su altri siti esterni che vendono componenti a volte sono le fregature. Ok, ci vediamo al prossimo. Ciao. Ciao.